buongiorno a tutti. Allora, i pazienti vengono da noi per un motivo principale, il dolore, e questo sicuramente è la sfida più importante. Noi come reumatologi ci troviamo di fronte alla gestione del dolore più frequente, che è quello osteoarticolare, e di fronte a un paziente con dolore osteoarticolare la prima domanda che ci facciamo è se è un dolore di tipo infiammatorio o di tipo non infiammatorio. Questo è importante perché nel momento che dobbiamo decidere la terapia, chiaramente trovarsi di fronte a un dolore infiammatorio ci dà già l'indicazione su quale tipo di trattamento dobbiamo utilizzare. Che mi sono uscito qua. Ok. È chiaro che se abbiamo una polimelgia reumatica non abbiamo grosse difficoltà, sappiamo che dobbiamo usare un antinfiammatorio, sappiamo anche che tipo di antinfiammatorio, dobbiamo usare il cortisone e potremmo avere la simpatia per una molecola o l'altra, ma comunque useremo tutti più o meno la stessa dose equivalente e lì diventa tutto più facile. In realtà non è esattamente così, questo va nella stragrande maggioranza dei casi, ma questo lavoro fatto alla Lombretta Via Piana, in cui si davano delle scadenze precise per il cambiare la dose di cortisone, ci aveva fatto vedere che se alla fine del trattamento della polimelgia sia il prednisone che il metilprednisolone hanno risultati ugualmente efficaci, la tempistica per fare il primo scalo di dosaggio era differente tra metilprednisolone e prednisone, e questo era trascinato quasi tutto da tre pazienti nei quali evidentemente la trasformazione da prednisone a metilprednisolone era rallentata. Però questa è una cosa molto rara che ci troviamo di fronte. Tutti abbiamo la percezione che qualche paziente risponde più a un tipo di cortisone o all'altro. Però nella stragrande maggioranza dei casi questo problema non c'è. Molto maggiore invece è il problema degli antinfiammatori, dove sostanzialmente per anni abbiamo vissuto nel concetto che una molecola debba funzionare di più e di meno sostanzialmente perché ha un nome più o meno simpatico. E qui vediamo nella spondilite anchilosante l'uso di un antinfiammatorio che era sicuramente efficace. Però c'era una differenza tra questi due trattamenti farmacologici diversi. Proprio questa malattia per noi così importante ci ha portato qualche anno fa a scoprire che si può iniziare a insegnare anche ai nostri studenti durante i corsi di medicina e soprattutto ai nostri specializzanti durante la specialità di reumatologia che anche per gli antinfiammatori esiste una dose equivalente. E quindi se facciamo finta di prendere un dosaggio equivalente di 150 mg di diclofenac, se vogliamo ottenerlo con naproxeno dovremmo dare 1000 mg, col celecoxib 400, con l'etoricoxib 90, con l'ibuprofene 2400. E quindi capiamo che quando ci vediamo in televisione Molly che gira per Roma con il suo mal di testa, che si accontenta di 200 mg di ibuprofene, non possiamo continuare a dire che questo è il farmaco che costa di meno, perché tutta la scatola non riesce a fare come equivalenza neanche una delle compresse di cui vi ho detto prima. E quindi sostanzialmente i pazienti che vanno in farmacia a prendere un farmaco da banco si prendono l'antinfiammatorio più costoso che esista sulla terra in questo momento. Ed è chiaro che se abbiamo l'equivalenza per la dose dell'artrite reumatoide o nell'artrite, possiamo in qualche maniera fare le dosi anche per patologie meno rilevanti o meno impegnative. Quindi avremo un dosaggio per l'artrite, che è quello che avete visto prima, e un dosaggio per l'artrosi, anche qui potremmo fare le dosi equivalenti. Anche qui potremmo ragionare sull'efficacia o meno dei farmaci all'interno dei vari trial. Ed è evidente che in questo momento, se pensiamo alla gotta, l'etoricoxib ci consente di fare un trattamento antinfiammatorio che al momento non ha confronti in termini di terapia antinfiammatoria con nessun'altra delle molecole che abbiamo a nostra disposizione. Però ho parlato di artrosi, abbiamo detto all'inizio che un farmaco si deve utilizzare sulla base se la patologia è infiammatoria o degenerativa. E nell'artrosi no, perché dobbiamo usare l'antinfiammatorio? Devo dire che nell'artrosi, se andiamo a vedere, c'è un po' di schizofrenia, perché se vado in Inghilterra la chiamano osteoarthritis. E se invece veniamo in Italia le chiamiamo artrosi, però gli inglesi usano gli analgesici e noi usiamo gli antinfiammatori. La conclusione è molto semplice, stiamo sbagliando tutti e due, o sbagliamo a chiamarla e diamo il farmaco giusto, o diamo il farmaco sbagliato e la chiamiamo in maniera corretta. E questo credo che sia un problema rilevante. È un problema rilevante perché in realtà in questi ultimi anni ci stiamo trovando di fronte a una nuova trasformazione, una nuova rivoluzione copernicana. Se andiamo a vedere le varie linee guida che ci ha già fatto vedere in gran parte il professor Punzi, vediamo che nel 2000, fino al 2008, la prima linea era sicuramente paracetamolo,
Quando arriviamo dal 2010-2012 inizia a venire qualche dubbio che forse è meglio mettere tutti dentro nello stesso scatolone e il medico si arrangerà lui alla fine a decidere quale terapia antinfiammatoria è meglio dare. E quando arriviamo nelle linee guida, l'ultima che ha fatto vedere anche il professore dell'OARSI del 2014, arriviamo alla straordinaria scoperta che tutto a un tratto il mondo si è ribaltato e la terapia di prima scelta, dal punto di vista farmacologico, nella gestione del dolore anche nell'artrosi, risulta quella degli antinfiammatori e il paracetamolo finisce in una situazione subordinata. Anch'io faccio vedere la stessa diapositiva, vi faccio vedere che se andiamo a prendere ad esempio la poliartrosi senza comorbidità, i farmaci di prima scelta sono i Coxib, i FANS sempre tra la terapia farmacologica, i FANS il secondo posto, il paracetamolo all'ultimo posto, ma se vado a vedere tutte le altre posti, le altre categorie, le altre sottogruppi, non è che cambia molto, quindi in qualche maniera ci troviamo non soltanto aver messo il paracetamolo all'ultimo posto, ma aver messo i Coxib al primo posto. Credo che qualcuno in questo momento inizierà a fare i segni di esorcismo, perché tuttora in Italia, ma penso in gran parte del mondo, l'uso di antinfiammatori, in particolare di Coxib, è associato con queste paure che sono state con la paura del rischio cardiovascolare, che è stata in qualche maniera smentita definitivamente da questo studio su 36.000 pazienti che ha dimostrato che gli antinfiammatori tradizionali e Coxib sono esposti esattamente allo stesso identico rischio. Non è che non siano rischiosi dal punto di vista cardiovascolare, ma sono ugualmente a rischio. E voi mi direte, ma come fanno a essere a rischio gli antinfiammatori? Sono nati più o meno negli stessi anni in cui sono nato io, cioè oltre 50 anni fa, e non ci siamo accorti che fanno venire l'infarto. Certo che non ci si poteva accorgere, perché gli studi controllati in doppio cieco contro placebo, quelli tra l'altro necessari anche per vedere l'effetto analgesico rispetto al placebo, guardate che durata avevano. E quindi è chiaro che i farmaci entrati in commercio molti anni fa non sono assolutamente più sicuri, sono soltanto studiati molto meno bene di quelli attuali, in particolare per quanto riguarda gli eventi avversi più rari. E se avete ancora qualche dubbio su ciò, vi faccio vedere come abbiamo dovuto aspettare dal 1950 al 2010 perché venisse dimostrato in maniera incontrovertibile che dare 3 grammi di paracetamolo nell'artrosi in pazienti coronaropatici, nei quali ovviamente gli antinfiammatori è meglio non darli, espone questi pazienti a un rischio di andare incontro a problemi ipertensivi del tutto sovrapponibile a quelli che avremmo avuto se gli avessimo dato gli antinfiammatori. Però noi reumatologi abbiamo fatto un altro passo avanti e qualche anno fa abbiamo pubblicato sulla nostra Bibbia dei reumatologi europei questo lavoro in cui abbiamo confrontato paracetamolo, ibuprofene e l'associazione dei due nell'artrosi del ginocchio e siamo arrivati rapidamente a scoprire quanto segue. Uno, per quanto riguarda il dolore, il paracetamolo è inferiore sia alle combinazioni che all'ibuprofene da solo. Per quanto riguarda la valutazione dei pazienti, la cosa non cambia, le combinazioni non hanno nessun vantaggio e quello che è vantaggioso è sempre l'antinfiammatorio. Per quanto riguarda gli eventi avversi, il paracetamolo da solo in combinazione ne causa di più dell'ibuprofene. La dispepsia stessa identica cosa, le transaminasi ci saremmo aspettato senza neanche bisogno di fare lo studio, ma credo che la cosa più straordinaria sia accorgersi che nei pazienti che prendevano il paracetamolo e ibuprofene insieme, le perdite a livello intestinale erano decisamente superiori. E quindi era una situazione più a rischio, tanto che negli Stati Uniti questo lavoro ha portato a smentire l'utilità di fare una terapia combinata paracetamolo e antinfiammatorio, cosa che purtroppo in Italia si continua a fare spesso per cercare di risparmiare l'antinfiammatorio. Ma in questa maniera non abbiamo nessun vantaggio né dal punto di vista terapeutico e tanto meno soprattutto dal punto di vista della safety. Quando nel 2015, quindi quest'anno, quest'estate, è venuto fuori questo lavoro, anche questo è stato un lavoro abbastanza sorprendente, perché ci ha fatto vedere questo libro, questo giornale sul British Medical Journal, che se andiamo a utilizzare il paracetamolo per il mal di schiena, indipendentemente dal tipo di mal di schiena, l'efficacia è decisamente modesta, al punto tale che invece di parlare di due piccioni con una fava, ho preferito pensare che usando un farmaco che ha un effetto placebo, e che anche non è così sicuro, in realtà abbiamo abbattuto due passeri con un unico sasso, esattamente come dicono gli inglesi. Però noi il placebo lo sappiamo usare bene, lo sappiamo veramente usare bene, perché guardate, un paziente con una frattura vertebrale, se passa di fronte a qualche centro, anche nella nostra regione, rischia di essere portato rapidamente dentro, senza che neanche se ne accorga, e gli infilano nella vertebra un cemento, dicendo che questo è il sistema migliore per fargli passare il mal di schiena. Ma poi nel New England del 2000,
19, viene fuori un lavoro che nei pazienti, facendo un finto intervento, cioè portandoli in sala operatoria, prendo la fiala di metacrilato in modo che si sentisse l'odore, facendo una finta anestesia, confrontandoli con quelli in cui l'intervento era fatto in maniera esattamente corretta, alla fine di un mese non c'era nessuna differenza sul dolore. Bella fatica, direte voi, basta guardare un mese solo, chissà cosa sarebbe successo dopo. Bene, nello stesso giornale, nello stesso numero, c'era un altro lavoro che dimostrava che nella stessa identica procedura, a 6 mesi, non c'era nessuna assoluta differenza. E voi mi direte, ma come si fa nel 2009 a fare un lavoro in cui si usa come placebo un finto intervento? E io vi faccio una domanda diversa, e come si fa nel 2009 a permettere di utilizzare un trattamento di questo genere senza avere la documentazione che sia efficace? Ma anche qua non ci siamo accontentati, perché quando si è andato a vedere nei pazienti che avevano fatto la vertebroplastica, cosa succedeva nei successivi 6 mesi, ci si è accorto che rispetto a quelli che non si erano trattati dal punto di vista chirurgico, il rischio di frattura era aumentato di ben circa 3 volte. E credo che anche qua abbiamo abbattuto 2 bei passeri tirando un sasso solo. E credo che questo ci deve insegnare che forse qualche volta, se l'effetto è simile al placebo, ma magari non fa male, è già molto meglio che, oltre a essere simile al placebo, ci fa anche male. Credo che quando ci troviamo di fronte a un paziente che ha il dolore, dobbiamo per forza ricorrere alla scala dell'OMS. E quando non possiamo usare gli antinfiammatori o il paracetamolo, perché può succedere purtroppo, dobbiamo pensare che esistano altri farmaci. Ecco, io credo che uno dei passi nuovi che sta venendo fuori in questi ultimi anni sia quello di mettere in qualche maniera in dubbio anche l'uso degli oppiacei deboli. Perché è vero che la codeina può essere interessante, però la codeina è interessante soprattutto per chi deve studiarsela, perché ha un metabolismo così complicato che credo che nessuno di noi spererebbe, se fosse uno studente, di dover essere interessato su questo tipo di metabolismo, al punto tale che le interazioni farmacologiche sono così grandi e la variabilità genetica è così alta che non possiamo neanche prevedere nel singolo paziente che trattiamo quale sia la risposta, sia in termini di efficacia che soprattutto in termini di effetti collaterali, al punto tale che la stessa AIFA e la stessa EMA ha detto che non dovremmo utilizzare con cautela la codeina nei pazienti di ogni età note per essere metabolizzatori rapidi di questa parte del citocromo P450. Ecco, io credo sinceramente che non è che noi andiamo in giro sapendo se i pazienti sono metabolizzatori rapidi, ma questo come minimo ci mette di fronte al dubbio che qualche volta qualche rischio lo possiamo correre. Però per fortuna abbiamo il tramadolo, anche il tramadolo purtroppo passa dallo stesso citocromo, questo citocromo P450 che salta fuori un po' dappertutto, e anche lui può avere una varianza allelica, per cui anche qui possiamo avere metabolizzatori diversi. E soprattutto il tramadolo ha un altro problema, che è quello della serotonina, e questo è un problema che credo, almeno per me per molto tempo è stato assolutamente sconosciuto, ma che è un problema importante, perché esiste una sindrome particolare, che è la sindrome serotoninergica, che non è una patologia, non è una problematica proprio di poco conto, che può essere così rischiosa da mettere a rischio anche la vita del paziente, e che è associata proprio all'uso di farmaci che possono andare ad amplificare la risposta serotoninergica. Sono tantissimi e molto spesso non ce li ricordiamo e magari non ci accorgiamo neanche di associarli uno con l'altro. E quando sono andato a vedere nella sindrome serotoninergica quali erano i farmaci, ad esempio tra gli oppioidi, che potevano dare un problema di questo genere, è venuto fuori che anche il tramadolo da solo poteva darlo, e sono andato a cercare se c'era qualcosa che mi potesse spiegare un po' di più, e ho trovato che nel 2015, proprio quest'anno, è stato pubblicato questo lavoro nel quale si è andato a valutare nel database francese di farmacovigilanza tutti i casi di sindrome serotoninergica, e se andiamo a vedere in 10% dei casi erano dovuti al tramadolo da solo. E quindi credo che qualche volta dobbiamo iniziare a pensare che anche questa situazione dobbiamo conoscerla, perché magari esponiamo i nostri pazienti a dei rischi senza neanche saperlo. Non è che i farmaci tradizionali o oppiacei di livello superiore siano assolutamente tranquilli. È assolutamente vero che esiste uno studio che dimostra che i pazienti che fanno gli oppiacei si fratturano molto di più dei pazienti che prendono l'antinfiammatorio, esattamente come ha detto il professor Punzi, perché probabilmente alzandosi di notte, mentre vanno in bagno, hanno molta più probabilità di cadere. E questo è sicuramente un altro problema che dobbiamo tenere sotto controllo. Però noi sappiamo che i problemi maggiori che ci troviamo nella pratica di tutti i giorni sono quelli che vedete qua in questa diapositiva, e in particolare i più comuni sono sicuramente
la nausea e il problema della stipsi. Ecco, qua sappiamo che qualche piccola novità c'è, sappiamo che per gestire questo tipo di problematica qualche molecola ha cercato di trovare qualche soluzione. L'associazione ad esempio con naloxone può essere interessante perché ci permette di bloccare l'effetto a livello dei recettori intestinali o opioidi senza andare a interferire sull'effetto a livello centrale del farmaco, e questo è interessante perché ci fa vedere una cosa a che dobbiamo iniziare a considerare. Vedete, in questa diapositiva vedete l'effetto dell'ossicodone da solo rispetto a quello dell'ossicodone con naloxone, ed è evidente che quello con il naloxone, che è la linea continua, è molto più vicino a una funzione intestinale assolutamente normale. Bene, questo si è associato anche con una maggiore efficacia del farmaco, perché è evidente che quando a un paziente diamo un antidolorifico, se non riesce a tollerarlo e ne prende di meno, l'efficacia del farmaco sarà necessariamente molto meno soddisfacente. Ma esistono anche molecole nuove, anche questo tapentadolo, che è in grado di agire sia sul dolore nocicettivo che su quello neuropatico, che non è un profarmaco, che non ha metaboliti attivi, che non va su questo benedetto citrocromo P450. E anche qua è interessante vedere come in pazienti che avevano risposto bene a una terapia analgesica, e guardate, in questo caso sempre per un problema di low back pain, quindi non su un dolore oncologico, il passaggio, per i motivi classici, la costipazione e la nausea, il passaggio a questo tipo di molecola ha permesso di arrivare a dosaggi più adeguati, quindi a un'efficacia decisamente maggiore. Ecco, io credo che le mie conclusioni siano abbastanza semplici. Io penso che dovremmo imparare a insegnare la gestione del dolore ai nostri pazienti. Io non sono stato assolutamente formato nella mia formazione nella gestione del dolore. I pazienti vengono da noi per il dolore, noi studiamo tutte le malattie del mondo più una, ma ci dimentichiamo che di dare ai nostri pazienti, ai nostri studenti, ai nostri specialisti gli strumenti giusti per gestire il dolore. Quando è possibile il dolore, dobbiamo cercare di trattarlo in maniera causale, cioè andando a gestire la malattia che provoca il dolore. È chiaro che dobbiamo iniziare a ricordare i nostri, a portare cultura anche sull'antinfiammatorio. Non è il nome che rende il farmaco efficace, ma è la dose. E in base alla dose che daremo avremo più probabilità di essere efficaci e più probabilità di essere poco o tanto tollerati. Dovremmo iniziare a pensare che il paracetamolo non può essere considerato la panacea perché non fa male, perché in realtà non è una panacea e in qualche condizione può anche far male. Dobbiamo iniziare a pensare che quando non siamo in grado di gestire la malattia che produce il dolore, dobbiamo avere il coraggio di dire al paziente che forse in quel caso lì dobbiamo accontentarci, non è un accontentarci da poco, di trattare almeno il dolore. E se c'è, se dobbiamo trattare il dolore e abbiamo paura di arrivare agli oppiacei, non ha senso che ci fermiamo agli oppiacei deboli perché abbiamo paura di andare più sopra, perché gli oppiacei deboli non è che sono molto più sicuri. Forse ci conviene utilizzare e imparare a utilizzare a dosaggio basso i farmaci del gradino superiore. La cosa più importante è che dobbiamo imparare a insegnare a trattare il dolore, perché quello che dobbiamo staccare nella nostra mentalità è che il dolore non è la strada migliore per arrivare in paradiso, ma purtroppo il dolore è il sistema migliore per fare che questa vita sia un inferno. Grazie. Grazie, grazie molto professor Gatti. Ho molto apprezzato il suo intervento come farmacologo, ho apprezzato i riferimenti interazioni farmacogenetica, quindi molto e condivido ovviamente la necessità di conoscere bene i farmaci che utilizziamo per utilizzarli al meglio. Domande a questo riguardo? Opinioni differenti, ma se ce ne sono. Ecco, una domanda là. Io avrei un quesito specifico come regolamentato sta cosa, perché vabbè, usiamo abbastanza adesso questi opioidi forti anche per le lombalgie e cose così, e che vanno anche bene per dire la verità. Ti chiedo, in pazienti che per esempio per lavoro devono, cioè fanno i camionisti, fanno quelli che vanno quel pullman pubblici e così, adesso devono anche fare questi test sulle urine di droga. Com'è? Se io prescrivo a un paziente così questo farmaco, gli devo rilasciare un attestato, questa cosa viene testata o come è regolamentato questa cosa?
Non sono un grande esperto sulla materia, ho sentito un paio di volte qualche collega che parlava proprio di questo aspetto e credo che in questo momento una vera regolamentazione non ci sia. Purtroppo anche molti test potrebbero venire alterati da questo tipo di farmaco e quindi credo che la cosa migliore probabilmente sarebbe quella di fornire a questi pazienti un certificato, ma io non sono assolutamente sicuro che questi possano in qualche maniera evitare, qualora soprattutto ci fosse stato un incidente, togliere a questi pazienti la responsabilità della cosa, per cui credo che questa sia una delle altre importanti domande che dobbiamo fare ai nostri pazienti nel momento che dobbiamo scegliere un farmaco. E se un paziente fa un lavoro per cui ci vuole un grado di attenzione tale da dover potrebbe diventare, a mio avviso, una controindicazione all'uso di questi farmaci, però ti ripeto, non sono assolutamente indicato nel darti un ruolo, una risposta dal punto di vista del medico legale. Grazie, sono perfettamente d'accordo su questo punto, perché obiettivamente se uno prende un oppioide leggero o forte, il fatto di trovare la positività dopo è chiaro che compromette dal punto di vista medico legale. Non ho esperienza, ma sicuramente ci potrebbero essere dei problemi. Altre considerazioni, commenti? Se non c'è nessuno, ringrazio molto il professor Gatti, tutti i relatori.